Siamo al telefono con la prima cittadina di Cerete, Cinzia Locatelli. In questa settimana sono stati presi i primi accordi contemplati dal piano di diritto allo sport. Una novità per Cerete, giusto? Esatto, una novità, è iniziato il lavoro attorno a questo punto già da diversi mesi, finalmente siamo riusciti un po' a concretizzare quello che avevamo in mente. Vabbè, il primo passo è stata l'adesione ad Ote Sport di Regione Lombardia, per cui invitiamo chi avesse la necessità di ricorrere a questo sostegno legato alle iscrizioni dei propri figli a corsi sportivi ad andare sul sito del Comune di Cerete oppure a sentire direttamente il nostro ufficio segreteria. E poi invece un altro passo che nasce proprio dal Comune di Cerete è quello legato all'accordo sottoscritto con le piscine di Rovetta. Fa tutto parte di questo progetto che ha come finalità principale quella di riuscire a incentivare la pratica sportiva sul nostro territorio. Le piscine sono un ente sovracomunale al quale anche il Comune di Cerete ha partecipato e partecipa finanziariamente, per cui ci piaceva incentivare l'utilizzo di questo servizio. Siete inoltre al lavoro con un albo del volontariato, ma di che cosa stiamo parlando? Esatto, questa è un'altra iniziativa che è nata un po' sull'onda della presenza dei migranti sul nostro territorio e che poi in realtà andrà a beneficio di tutti i volontari del Comune di Cerete. L'istituzione di quest'albo consentirà a chi lavora per il Comune di Cerete come volontario di innanzitutto godere di coperture assicurative sia a livello infortuni che a livello di responsabilità civile. Non dimentichiamo che i volontari che operano per il comune, oltre a svolgere compiti che possono in qualche modo così, procurare danni a loro stessi, possono anche rischiare di avere incidenti legati alle persone che in qualche modo aiutano. Quindi le coperture assicurative sono fondamentali per tutelare chi già mette a disposizione degli altri il proprio servizio.